In un momento in cui l'attenzione generale si è spostata sul popolo ucraino e sulle sue sofferenze, gli hub vaccinali pugliesi provvedono ad accogliere e vaccinare quanti in fuga dagli eventi bellici facciano ingresso nei nostri territori, come spiega il dottor Vito Michele Fiore, responsabile hub vaccinale di Grottaglie per il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto. In quei territori sono vaccinati sì e no al 30% e le nostre strutture, le nostre hub sono pronte a vaccinare tutti quelli che arrivano. Intanto, mentre si assiste ad un calo fisiologico delle vaccinazioni, dal momento che la quasi totalità della popolazione è vaccinata, c'è un altro fenomeno che comincia a destare preoccupazione. Si sta avendo un inizio di aumento di Covid. Il libera tutti non fa bene. Il Covid è sempre, il virus è sempre qui da noi e quindi bisogna insistere su due punti deboli della nostra società, che sono i bambini che non hanno ancora, c'è una percentuale ancora bassa di vaccinati e soprattutto chi non si vuole vaccinare. E adesso c'è la possibilità di fare anche altri tipi di vaccinazioni che non siano ad mRNA. Sono vaccini che già conosciamo da decenni, per cui chi aveva paura di quel vaccino lo può fare. Quella piccola percentuale, quell'8-10% di persone che non si sono vaccinate, sta facendo ancora girare il Covid tra noi. Per cui l'invito è quello di vaccinare i bambini e di vaccinare gli adulti che sono Novax.